Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video, un vlog perché siamo finalmente arrivati al traguardo dei 5.000 e voglio la standing ovation, festeggiamo come se non ci fosse un domani. Quindi non un video regolare ma un vlog semplicemente per dirvi, per ringraziarvi di questo traguardo che abbiamo raggiunto. E vi devo dire la verità, anche perché non sono riuscito letteralmente a scrivermi un video per una marea di impegni che ho dovuto affrontare. Sono stato in affanno anche in queste settimane per fare video sui Titani eccetera eccetera. Quindi è stato un periodo abbastanza pieno. Tra l'altro tra un paio di settimane ho la sessione d'esame e dovrò farmi un viaggetto su a Milano. Quindi è un bel periodo bello pieno, per Natale mi dovrei stabilizzare. E quindi proprio per questo faccio questo vlog, per fare uno speciale originale, così non la solita settimana, mese, anno di video particolari. Facciamo una cosa che nessuno ha fatto, raccontiamo dal principio la storia di questo canale, come ha avuto origine. 15 giugno 1945, una notte buia e tempestosa sui cieli di Londra, mentre la Luftwaffe continuava a bombardare ininterrottamente i sobborghi urbani della capitale britannica. Ok, scusatemi, forse sono andato un po' troppo indietro nel tempo, volevo fare lo stronzo perché tutti hanno fatto questo genere di video e non li farò io l'origine del canale, di che cazzo, non è vero mai. Sono lieto di presentarvi perché lo speciale è, almeno concettualmente, già pronto. Quello che sarà effettivamente lo speciale di questo mese, perché durerà effettivamente un mese lo speciale, ma non 30 video, uno al giorno, no. Sono lieto di presentarvi infatti lo Sky Father Month, ovvero il mese dei signori dei cieli, ovvero dei padri degli dei, supremi capi dei loro rispettivi pantheon. 4 settimane per 4 focus on su 4 signori degli dei di 4 mitologie diverse il giovedì, mentre il sabato successivo al focus on dedicato inserirò, e qui mi spezzerò per davvero la schiena, un video, quattro video di armi mitologiche, ognuno sull'arma caratteristica di questo dio. I 4 dei li ho già selezionati, anzi ne ho selezionati 5, ed in effetti in questo video lascio a voi scegliere quale di questi 2 dei, perché sono in ballottaggio, passeranno le finali e quindi verranno trattati in un focus on all'interno di questo mese. 3 dei infatti sono sicuri, ho un dubbio su 2 divinità particolari. La prima che ho scelto, munita anch'essa di armi, perché è importante anche selezionare qualche dio che abbia un'arma caratteristica, che non è così facile in realtà da trovare, è Perun. Questa scelta avviene dal fatto che nella Trickster Week dello speciale scorso ho inserito la sua nemesi, diciamo così, Veles. Perun è un dio del tuono, tanto per cambiare ce n'è già un altro in questa serie, lasciamo perdere, ormai saprete tutti di chi sto parlando in effetti. E Perun ha un'arma particolare perché lancia pietre, è abbastanza semplice da disegnare a questo punto e ha una storia molto semplice. Tra l'altro buona parte della sua storia andrebbe a riprendere i video su Veles, quindi sarebbe un video abbastanza facile da montare, un'arma abbastanza facile da disegnare, anche se poi mi complicherò la vita per renderla più particolare, ma vabbè. Però appunto corro il rischio di ripetermi, è un dio di cui sappiamo poco e quel poco che sappiamo in parte l'ho già detto nei video su Veles, quindi non so se spostarlo poi nel futuro e quindi dare spazio alla seconda divinità che mi è venuta in mente e che però è tremendamente complicata. Sto parlando di Shiva. Shiva è probabilmente il dio più importante, secondo molto correnti, il dio più importante della religione indiana, induista. Però è enorme, è complicatissimo, verrebbe un video molto molto lungo, per scriverlo ci metterò molto molto tempo. Ha un'arma molto figa in realtà, il tridente di Shiva ha tutto un significato particolare, è bello anche da disegnare graficamente parlando, quindi non sarebbe male. È lunghissimo come video secondo me, è complicato, ci vorrà un grosso sforzo. Però forse è meno monotono di Perun, forse più interessante, più pesante proprio a livello di tematiche concettuali eccetera eccetera. Quindi lascio a voi la scelta, qui in alto come al solito troverete il sondaggio, votate se preferite
Perun oppure Shiva. Andatevi a leggere su Wikipedia più o meno quello che c'è, anche se poi in realtà io prendo tantissimo da cosa viene detto da Wikipedia per poi ampliarlo, spero, per Perun, sicuramente, onestamente, in altre parti dell'internet, quindi vabbè, lasciate perdere, fatevi un'idea sommaria di chi sono questi due dei, diciamo così, e ditemi poi nel sondaggio chi preferireste vedere più o meno nella quarta settimana, cioè a conclusione del mese. Quindi in mese degli Sky Father, dei padri dei cieli, non so però quando iniziarlo anche questo mese. Infatti, se cominciassi la settimana prossima lo speciale, mi pare che è l'8 giovedì prossimo, ci sarebbero di mezzo la mia sessione d'esame e il mio viaggio a Milano. Io la sessione lunedì prossimo e il viaggio il successivo mercoledì, quindi ci sarebbero circa 2 settimane di pausa. C'è il Natale in mezzo, quindi nessuno vedrebbe i video, perché a Natale notoriamente YouTube muore, e quindi la maggior parte dello speciale sarebbe un video magari a dicembre, poi 3 video a gennaio. Quindi le due opzioni che vi porto sono le seguenti. Quello che preferirei fare è: facciamo lo speciale a gennaio, così mi riscrivo con calma durante le vacanze di Natale, e a gennaio 4 settimane sparato lo speciale, tanto non arriveremo a 10.000 iscritti entro gennaio, visto che il prossimo traguardo è a 10.000 iscritti. Quindi potreste propendere per questa opzione, e nell'attesa a dicembre io potrei proporre: settimana prossima facciamo una live e poi una settimana di pausa, magari a Natale mi invento uno speciale di Natale a caso, perché altrimenti non ce la faccio a portare veramente tutti i video a dicembre, perché sono fuori per un bel po' di tempo, anche non fuori fisicamente ma mentalmente con la sessione d'esame. Quindi potremmo fare che settimana prossima, 8 dicembre, facciamo una live del pomeriggio, penso l'8 se non escono altri impegni, comunque una live diciamo settimana prossima più o meno, giovedì, venerdì, vedremo, e poi una settimana di pausa, speciale di Natale, pausa ancora fino alla fine delle festività, e si riprende gennaio in pratica tranquillamente con lo speciale. Oppure cominciare effettivamente lo speciale la settimana prossima e vedere, però con queste pause in mezzo, quindi un po' un casino. Vedete voi se preferite avere tutto subito, però non è tutto subito, ma solo subito inizia, oppure fare un po' con calma, dicembre la prendiamo un po' easy perché è festa per tutti, e ricominciare l'anno prossimo con questo nuovo corso del canale, perché effettivamente da 5.000 in poi cercherò di cambiare almeno un po' di cose a livello tecnico-tattico, lasciamo perdere. Quindi fatemi sapere questo nei commenti, fatemi sapere per il Dio in ballottaggio nel sondaggio. Grazie davvero infinitamente a tutti quanti per questo incredibile traguardo, a una persona speciale che ancora non si vuole rendere conto che il canale è aperto solo per lei in pratica, ma lasciamo perdere. E quindi ancora una volta grazie, grazie, grazie infinite a tutti per tutto quanto i sostegni, i commenti, mi piace, le iscrizioni. Se vi piace il canale continuate a sostenerlo come vostro solito, ma vi devo anche dire che il meglio deve ancora arrivare. The best is yet to come. Ci saranno miglioramenti tecnici, ci saranno alcuni cambiamenti, però la vita continua, il canale andrà avanti. Quindi come sempre, bando alle ciance e sigla.